signore e signori, Simone Nobile! Buongiorno, ciao a tutti! Salve! Ciao a tutti e benvenuti, benvenuti. E quando mi hanno detto che si faceva il brancaccio, dove qui ha suonato Jimi Hendrix, dove c'è stato Louis Armstrong su questo palco, e oltre ovviamente a te, a Totò, a tanti dei grandi, per cui anche ovviamente Gigi Proietti, mi sono davvero tanto emozionato. Ho messo insieme un po' di esperienze, lo chiamate Reset Your Life, le sette aree. Come vedete, il primo è il sonno. Dopo approfondiremo il discorso del sonno. Tuttavia, con il tempo che ho, posso parlarvi di tre argomenti. Ho chiamato la triade del benessere: life hacking, alimentazione, attività, passioni. Al centro, però, c'è il motore di tutto, le abitudini. Allora, dovete sapere questa informazione, che è devastante quando l'ho saputo, quando ho cominciato a fare questi approfondimenti sul sonno. 13 milioni di italiani soffrono di insonnia. 13 milioni di italiani è un numero spaventoso. Ovviamente di questi 13 milioni di italiani ci sta una serie di persone che fatica a dormire, una serie di persone che si alzano la notte, apnee notturne, la mattina fanno fatica ad alzarsi. Questo dato ovviamente cresce ogni anno. È fondamentalmente su rieducarci, su resettarci e per riequilibrare i nostri ormoni, che sono continuamente devastati, attaccati, manipolati dallo stile di vita e a tutte le cose che vedremo oggi. Parleremo di cortisolo, dopamina, serotonina, glucagone, parleremo di melatonina, non di tutti gli ormoni ovviamente, ma due veramente fondamentali per il nostro benessere, per la nostra performance, per la nostra reattività, la lucidità e tantissime altre cose, perché se non riesci a dormire bene, i nostri ormoni ne fanno veramente, pagano le conseguenze e ovviamente tutto cambia. Siamo costantemente hackerati. Electrosmog, dirty electricity, corrente sporca, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentita. Luci in casa e luci al lavoro, capiremo oggi come una semplice lampadina può veramente devastarci la vita. Troppa tecnologia faceva parte delle telefonare, mangiare troppo e troppo tardi, assumere troppi zuccheri. Stamattina come avete fatto la colazione? Gocciole? Che hai mangiato le gocciole? Un'altra cosa sempre poco valutata per via del poco tempo è l'attività sportiva la sera o troppa attività sportiva. L'ultimo punto è il poco tempo che una persona si dedica. Quando parlo con delle persone mi dici: ma perché? Io comunque faccio delle cose. E vediamo oggi quanto è importante questo. Cominciamo a parlare di elettrosmog perché c'è pochissima informazione su questo. E questa è una semplice misurazione professionale di una lampadina dentro casa.